Credenza popolare e magia. Tradizione antica e rito collettivo che di anno in anno si rinnova, come se il passaggio attraverso la pietra forata di Calimera fosse promessa di buone nuove. Un rito che mescola paganesimo e cristianesimo, perché il misterioso megalite forato è lì, dalla notte dei tempi, al sicuro nelle mura di una piccola chiesa medievale dedicata a San Vito, a sua volta circondata da prati e dagli uliveti che la proteggono dai fragori del paese. Fuoriesce dal centro del pavimento, per attraversarla è necessario stendersi a terra e ritrovare il contatto con il suolo. La pietra, che poi non è una pietra perché è una protuberanza che viene dalla terra, quasi un'emanazione della madre terra, era in questa posizione da tempo immemorabile, è un monumento megalitico, preistorico, un menantol in termini tecnici. Quando è arrivato il cristianesimo ha assorbito questo culto delle pietre, favorendo il passaggio morbido alla religione cristiana. Per farlo, formalmente ha ignorato il fenomeno, non viene mai descritto nelle sante visite questo fenomeno. Sostanzialmente ha recuperato il significato proprio scegliendo nell'arco dell'anno la giornata adatta, e la Pasqua per i cristiani è la rinascita. Quindi recuperare il passaggio nel foro della pietra, nel giorno, nel periodo che per i cristiani è la rinascita, significa recuperare il significato profondo del passaggio nella pietra forata. Centinaia e centinaia di visitatori ogni anno, il giorno di Pasquetta, le rendono omaggio, quasi una preghiera collettiva per chiedere una grazia o semplicemente un auspicio di fertilità che la tradizione le attribuisce. Ad essere catturati dal suo fascino antico, grandi e bambini. E non importa l'età, la statura o la stazza, la pietra ci rende tutti uguali, prostrati a Dio o al santo. Chiunque può attraversare la pietra, non è mai successo che qualcuno ci rimanesse incastrato dentro. E questa, la sua magia e il suo potere.